sta andando benissimo, nonostante le grandi difficoltà che incontriamo oggi purtroppo alla mancanza di neve. Qui abbiamo fatto i miracoli, quindi direi che possiamo ritenerci soddisfatti di come sta procedendo questa 25 edizione del Pallone di Natale, quindi mi ritengo soddisfatto e penso anche gli atleti stanno disputando una bella gara su una bella pista. Qual è il segreto per essere vincenti per 25 edizioni? Ma direi che l'arma vincente è l'entusiasmo e la passione. Sono le due armi che mi hanno portato avanti per 25 anni a organizzare da io da sempre questo parallelo, sempre affiancato ai miei più stretti collaboratori, di cui ne sono sempre grato, e quindi grazie anche a loro e soprattutto alle stazioni che comunque abbiamo ci hanno ospitato, stati veramente sempre di grande aiuto, quindi direi mi ritengo soddisfatto. Un'importante vetrina anzitutto per la stazione e per il nostro comitato, che comunque è sempre protagonista con eventi internazionali nella nostra provincia. L'obiettivo principale è comunque dare visibilità a questo sport a cui non sempre viene data la giusta importanza, soprattutto dai media, e questo, diciamo, queste manifestazioni aiutano molto. Secondo lei qual è il segreto per essere uno sciatore vincente? Diamo anche qualche consiglio a dei giovani che magari si vogliono avvicinare a questo sport attraverso il parallelo di Natale di Foppolo. Beh, per i giovani l'importante è la grande passione, il grande sacrificio che bisogna mettere, perché non dimentichiamo che per fare questo sport ci vuole passione e sacrificio. Purtroppo è anche uno sport un po' costoso e quindi questo limita un po' il numero di atleti che poi possono, diciamo, arrivare agli alti livelli. Fisi e parallelo di Natale, un connubio vincente. È sicuramente una delle manifestazioni sotto le feste più importanti, più seguite, e che connubia veramente la passione che c'è in questa zona per lo sport invernale. Poi magnificamente organizzata, anche in condizioni come quest'anno difficili, per cui la Fisi deve sicuramente sempre stare al fianco di queste manifestazioni per star vicino a tutti gli appassionati. Perfetto, ecco, un ricordo ad una persona molto particolare. Certamente Angelo Vergani è stato un simbolo per la federazione per tanti anni, più di 40 anni è stato segretario della federazione, poi ha lavorato anche dopo fino agli ultimi giorni. Credo che persone così molto riservate, molto preparate della federazione ne avrebbe ancora bisogno. Veramente una persona eccezionale. Un parallelo di Natale importantissimo per noi perché lancia la stagione, importantissimo ovviamente per Foppolo e tutto il comprensorio e per la Valle Brembana, che ha necessità e bisogno di partire con il piede giusto. Come si valorizzano le montagne? Lo sci magari è un modo. Ma credo che bisogna partire da lontano, serve la formazione, la creazione di giovani campioni che poi stimolando e crescendo diventano dei grandi campioni, come è stato il nostro Alberto Tomba e tanti altri ragazzi che danno l'esempio in Italia e nel mondo, e ovviamente questo poi favorisce e aggrega e fa diventare grande anche l'attrazione verso lo sci. Già diversi anni che vengo qua, è sempre un piacere. I tempi sono sempre stretti perché sono tutti che hanno i propri impegni, chi ha appena finito le gare, la maggior parte degli atleti, chi come me per esempio, che io sono allenatore adesso, però sono arrivato a casa da poco, stavo facendo tutte le compere di Natale, ma venire qui al parallelo è sempre una bella esperienza, perché è divertente, è una bella festa. A me i paralleli sono sempre piaciuti, tant'è vero che ne ho vinti anche due, qui ne avrò fatti una decina, però adesso iniziano a passare gli anni e si fa un po' fatica, però è sempre bello. Qual è il segreto per avere una carriera brillante come la tua? Il segreto non è che ci sono grandi segreti, bisogna lavorare tanto, adesso forse nei giovani si fa sempre più fatica a fargli capire che per ottenere risultati bisogna lavorare sodo, duro, forse anche adesso tutto l'avvento di questa tecnologia, social network, computer, fa sì che i ragazzi perdano tanto tempo davanti a questi marchingegni e sotto il lato psicomotorio non sono così scaltri e agili come magari quelli che erano una generazione fa o la mia generazione o quelle prima. Avevo chiesto a una ragazza che aveva i Fisher di prestarmi
che emozione è mettere gli sci, che emozione è partecipare ad una gara di questo calibro? Ma sicuramente è importante per dare appunto un contributo a quello che sono gli sport invernali, le stazioni sciistiche, in questo caso Foppolo, e un contributo è dare un buon esempio a quello che sarà anche il futuro, i giovani, i bambini, che comunque sia al momento ce ne sono tanti, e il fatto di riuscire a avvicinarli sempre di più anche con queste manifestazioni penso sia molto importante. Sarà lui o non sarà lui? Vediamo chi porterà i doni per questo 25esimo parallelo di Natale. La sorpresa di questo parallelo di Natale, Alberto Tomba, che emozione è stato riscendere dalle montagne di Foppolo e che emozione è partecipare sempre a questa manifestazione? No, sono sceso dal rifugio alla partenza a 100 all'ora, perché ho detto dai corri, vieni, poi aspetti partenza, poi piano, perché Babbo Natale non è che è capace di sciare, cioè va in slitta, ma non è che è sciatore. Dov'è la slitta? Non c'è. Niente, le renne dimenticate. Di regali, Sì, carica. No, bello, bel evento, dopo tanti anni Angelo Bertocchi è quello che organizza sempre tutto, e complimenti, buon Natale a tutti di nuovo, e cosa devo dire, felice fine anno, che sia un grande 2015. Ecco, che consiglio voglio andare a tutti i giovani che si apprestano, si approcciano allo sci? Vabbè, di vestirsi così e dopo ti carichi. Che devo dire, adesso qua è lunga, ci vuole tempo, però amore per quello che si fa, e lo sport a contatto con la natura, penso che grazie allo sci mi ha fatto conoscere tutto il mondo, e devo ogni giorno che adesso ci penso, adesso so quello che ho fatto, che ho combinato, mi rendo conto adesso. Buon Natale a tutti! Madonna, auguri! Il vincitore del parallelo di Natale, che giornata è stata, che emozione è trionfare? Ma no, oggi è stata una giornata molto bella, abbiamo fatto questo parallelo, è uno spettacolo, è uno show, è divertimento anche per noi, e chiaramente se vinci poi è ancora più bello. Qual è stata la tua mossa vincente per vincere? C'erano grandi nomi, ma l'hai spuntata. Ma credo che avevo il materiale giusto, oggi sci da slalom ci volevano, era molto ghiacciato, li avevo preparati bene, quindi quello mi ha aiutato e... no, penso quello, comunque poi ho fatto delle manche buone, quindi a posto così. Quali saranno i tuoi prossimi obiettivi? Hai delle gare in programma? Ma adesso ancora non sappiamo bene, ma torneremo mi sa col nuovo anno con la Coppa del Mondo di slalom, e spero di far bene anche lì. Perfetto, hai un augurio di Buon Natale da fare a qualcuno in particolare? Oh no, auguro Buon Natale a tutti gli appassionati di sci, continuate a seguirci e noi cercheremo di farvi emozionare e fare dei buoni risultati. La vincitrice del parallelo di Natale, donne, che emozione è stata? Beh, è la prima volta che riesco a vincere, quindi sono sicuramente contenta. Qui è una festa e dobbiamo più che altro divertirci e far divertire chi ci guarda. E soprattutto sono contenta che quest'anno riuscivo a star bene anche fisicamente, quindi ho potuto spingere fino in fondo. Ecco, in che cosa sei stata migliore delle altre? Oh, forse... per esperienza, non lo so, sinceramente. Hai ancora degli obiettivi? Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? A cosa punti? Beh, noi abbiamo già le gare il 28 e il 29 in Austria, quindi per me far bene in Coppa del Mondo è sicuramente il mio primo obiettivo, e cercherò di partire da lì. La prima classificata donna è Irene Cuntoni! Gli auguri speciali di Alberto Tomba e da tutto lo staff dello Selvino Sci Club, Tony Morandi. Andiamo avanti. Allez, Angelo!
grande Angelo, un applauso.